7.000 ragazzi arrivati dalle scuole della Toscana hanno partecipato con entusiasmo al 23esimo Meeting dei diritti umani dal titolo Cose per questo mondo, in viaggio per difendere il nostro pianeta, che si è svolto come sempre al Nelson Mandela Forum di Firenze. Un meeting dedicato al tema dell'ambiente, argomento molto sentito dalle nuove generazioni sulla spinta dell'economia circolare e delle grandi manifestazioni organizzate in tutto il mondo. Sugli spalti i giovani hanno esposto una moltitudine di striscioni dedicate ad una vita più sostenibile, perché non c'è tempo da perdere per difendere la terra. A condurre sul palco la giornata DJ Carletto con Saverio Tommasi. Una Toscana che punta ad essere sempre più green ha deciso di dedicare l'ultimo meeting della legislatura al tema dell'ambiente, in previsione di un piano organico che proietti il territorio verso un migliore sfruttamento delle risorse. Un modo concreto sarà quello di mettere a dimora nella piana fiorentina 11.500 piante che creeranno un polmone verde capace di assorbire 270 tonnellate all'anno di CO2. Vogliamo sviluppare, secondo l'idea che ci è stata suggerita da parte di un comitato scientifico che io ho già riunito più volte, un vero e proprio piano che consenta di piantumare intorno alle città per ripulire l'aria e per assorbire la CO2. E questo può dare un contributo davvero decisivo. Quindi la Toscana, insieme a poche altre regioni a livello europeo, anche di recente a Bruxelles se ne stava discutendo, è una regione che può darsi ragionevolmente, misurando i passi avanti che verranno fatti, l'obiettivo di una Toscana che ha la neutralità entro, tra le emissioni e l'assorbimento di emissioni entro il 2030, che è una cosa importante per combattere i cambiamenti climatici e far sì che gli uomini possano avere una prospettiva serena per il loro futuro. Quest'anno al meeting la politica ha fatto un passo indietro, decidendo di restare fuori dal palco, lasciato agli interventi di climatologi, scienziati, geologi. I ragazzi stanno attenti e partecipano, cioè sono loro i protagonisti. In questa edizione abbiamo scelto di non salire sul palco noi politici, cioè abbiamo dato il protagonismo a loro e al tema, perché loro hanno da dirci qualcosa, hanno da chiederci qualcosa, quindi diciamo che siamo in posizione di ascolto, glielo dobbiamo. E quindi credo che sia stato bello, questo è diciamo, l'ultimo meeting prima della fine della legislatura, credo che mettendo il tema dell'ambiente al centro abbiamo fatto un regalo a loro, ma allo stesso tempo loro a noi. Questo perché i ragazzi devono sentire dalla viva voce di chi fa ricerca su questi temi che è ancora possibile salvare il nostro pianeta e che ci sono tanti giovani come loro che stanno lavorando per questo obiettivo. La riduzione dell'anidride carbonica è il tema centrale sul quale concentrare tutti gli sforzi, come ha ricordato Stefano Mancuso, direttore del Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale, professore ordinario dell'Università di Firenze. Mancuso ha spiegato agli studenti toscani che è il momento di agire in maniera pratica contro il riscaldamento globale. Agire in due maniere. Si agisce da una parte sulle produzioni di anidride carbonica diminuendole, certamente. Dall'altra parte bisogna fissare l'anidride carbonica con le piante. E questa è una azione pratica, qualche cosa che dovremmo spingere sempre di più a fare. Noi oggi sappiamo con una certa esattezza che se a livello mondiale si mettessero a dimora 1.000 miliardi di alberi potremmo riassorbire i 2/3 dell'anidride carbonica prodotta dalla rivoluzione industriale. Ora sembra un'enormità, 1.000 miliardi di alberi, ci vuole una superficie come gli Stati Uniti, ma a livello mondiale è nulla. Ed è nulla soprattutto se preso in paragone con tutte le altre possibili soluzioni. Le piante possono cambiare il nostro mondo, ha detto Mancuso, poi rivolgendosi ai ragazzi ha detto: voi potete essere il motore del cambiamento, ognuno di voi può piantare un albero. Poi migliaia di luci hanno acceso la platea del Mandela, sono i cellulari degli studenti che hanno risposto all'invito del climatologo Roberto Buizza, che è salito sul palco e ha esordito: se siete d'accordo che bisogna diminuire l'emissione di gas serra, accendete il telefonino. Cioè siamo in tempo ad evitare che le situazioni diventino sempre più gravi, che le generazioni future, la generazione della gente qui al Palazzo Mandela, debbano affrontare eventi estremi sempre più disastrosi. Quindi dobbiamo agire
affinché tra 30 anni la situazione non sia peggio di quella che comunque sarà. È vero dire che oramai la CO2 è aumentata e quindi gli impatti ci sono, però possiamo evitare che il tutto diventi sempre più ingestibile. Quest'anno al meeting dei diritti umani ha avuto uno spazio anche il progetto Restarters, un'associazione senza scopo di lucro che ha come obiettivo il recupero degli oggetti che possono essere riparati e non gettati. Noi oggi siamo qua perché portiamo un messaggio importante, che è quello di combattere lo stile di vita consumistico, e lo portiamo avanti promuovendo l'autoriparazione, ossia aiutando le persone a capire che gli oggetti si possono riparare e che spesso è facile, si possono riparare anche in autonomia. E il problema è che le persone non sono più abituate a pensare in questi termini e quindi diciamo che non conoscono, non si ricordano che gli oggetti si possono riparare. Sul palco è anche salito, insieme al conduttore DJ Carletto, Giacomo Galanda, ex cestista, argento olimpico ad Atene 2004 e oro europeo nel 1999. Al Mandela è arrivato nella veste di responsabile e testimonial dei progetti della Giorgio Tesi Group, azienda di Pistoia leader nel settore del vivaismo. Uno dei progetti si chiama Alberi non parole. Ovvero il fatto di comunque piantare un albero e non cioè abbiamo bisogno di fatti, non di guardarci in giro. È bellissimo effettivamente in questo meeting vedere come i giovani sono partecipi, come quello che stanno facendo, le iniziative che stanno prendendo. Noi che magari abbiamo un'età un po' più avanzata dobbiamo seguirli in questo e supportare i loro progetti. Questo è quello che fa la Giorgio Tesi Group, insomma, oltre a produrre le piante crede nel network, crede nei progetti futuri, crede nel verde. Il claim dell'azienda è The Future is Green, quindi guardare al futuro piantando delle piante che poi ci facciano respirare meglio, che facciano vivere questo pianeta meglio. Poi la mattinata è andata avanti tra musica e gli interventi di giovani ricercatori come Tommaso Baroni del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze, che ha fatto una presentazione sul trattamento dell'acqua per potabilizzarla e una ricerca sull'inquinamento sulla Miata nel corso degli anni, teatro di una fortissima estrazione di mercurio. E questo, soprattutto i materiali di deposito, di scarto dovuti all'estrazione, ha fatto sì che le falde circostanti e i suoli risultino attualmente fortemente inquinati dal mercurio. E quindi per certi versi è anche un, diciamo tra virgolette, un caso studio molto importante e unico nel suo genere, dove poter provare numerose tecnologie per quanto riguarda la bonifica e il trattamento sia dei suoli nonché appunto delle acque circostanti. Tommaso studia un prodotto, un composto chimico che potrà purificare l'acqua dal mercurio. Il ferrato innanzitutto è un fortissimo ossidante, quindi riesce a ossidare gli inquinanti che sono in soluzione acquosa, dall'arsenico al rame, al nickel, eccetera, eccetera. Non ci sono molte ricerche per quanto riguarda il mercurio ed è per questo che vorremmo appunto fare delle ricerche riguardo al rapporto ferrato-mercurio. Il progetto europeo Walk the Global Walk ha premiato la giovane videomaker Diana Dabalà con un assegno da 1000 euro per un video sulla sensibilizzazione ai corretti stili di vita. Un consiglio è quello di non mollare mai, perché ci sono delle cose che bisogna raccontare, a mio parere. Vale la pena, insomma, anche lottare per questo. Durante la mattinata anche il ricordo della giornalista Nadia Toffa, recentemente scomparsa e presentatrice di due edizioni del meeting di Firenze. I ragazzi le hanno dedicato un freeze, restando completamente immobili per un minuto. Dopo l'intensa mattinata, i 7.000 giovani toscani sono tornati a casa con un bagaglio nuovo di conoscenze e con una spinta in più per salvare il nostro pianeta. E comunque ci ha parecchio aiutato, diciamo, per conoscere meglio le caratteristiche del mondo e che dovremmo stare più attenti con l'inquinamento e con ciò che riguarda l'ambiente. E quindi dovremmo impegnarci tutti insieme a fare qualcosa nel nostro piccolo, perché non è una questione di tutti che devono fare la stessa cosa, ma ognuno deve dare il suo contributo e deve fare qualcosa per migliorare questa situazione, perché ovviamente non possiamo continuare così e dobbiamo fare qualcosa. Se ognuno pensa per sé, ovviamente nessuno farà nulla e non cambierà nulla. Se noi giovani ci muoveremo nel futuro, credo che le cose potranno davvero cambiare e che siamo noi i soli ad avere la potenza di rovesciare il sistema che si è inclinato.